Ciao! Allora, volevo farvi vedere gli ultimi acquisti che ho fatto da Essence. Ho acquistato qualcosina della Yurok, perché vi spiego. Allora, innanzitutto per chi fosse di Torino, io li ho trovati all'OBS della Auchan che c'è in Corso Romania. C'era sia la Yurok che la Holographic? Hologram? Ma una roba del genere, non mi ricordo. Comunque vi dirò, di quella collezione non ho preso niente perché non mi piaceva niente. Nel senso che le uniche cosine che mi piacevano erano gli ombretti in mousse, ma poi li ho provati e praticamente rimanevano trasparenti, non scrivevano, quindi non li ho presi. E poi mi piacevano i due eyeliner, ma anche quelli li ho provati e lasciavano, non davano il colore intenso, praticamente rimanevano trasparenti, bisognava fare più passate. E anche lì ho deciso di non prenderli. Ho comprato invece delle cosine della Yurok. Alcune le ho già provate, altre ancora no. Ad esempio, la palettina ancora non l'ho provata, però ve la faccio vedere, mi piaceva un sacco. È così. Allora, questa è la palettina. Queste sono le colorazioni. C'è un color taupe. Poi c'è un colore è questo, un color fango, un rosa, sono tutti matte. Questo grigio bellissimo, un vaniglia e un verde acqua. Eccolo qua. Faccio magari gli swatch. Uno. Champagne. Questo qui è un po' scimmerino, eh? Non è proprio completamente matto, anche questo. Questo mi piace un sacco. Proprio bello, un bel top. Poi c'è questo marroncino. Mi ricorda un po' vagamente il satin top della MAC. Poi c'è questo violetto matte. È un misto tra un viola e un grigio. E poi c'è questo semplicissimo rosa. La palettina è carina, è abbastanza versatile. Si possono La fare cosa un po' carina di è che trucchi. all'interno c'è una matita nera piccolina. Vedete, sta in una mano. Ed è super super pigmentata. Cioè, è morbidissima, scrive subito, guardate. Scrive benissimo anche all'interno dell'occhio. È molto bella questa matita. E poi un'altra cosa che mi è piaciuta è che il pennellino all'interno ha di qua la spugnetta, che non è la solita spugnettina di spugna, ma in lattice, quindi insomma è più carina e più utile anche. E poi dall'altro lato il pennellino ha proprio le setole. Questa è una cosa molto carina, quindi ad esempio non so, potete, se siete di fretta, non avete il pennello, siete sotto casa, siete fuori casa, potete utilizzare magari l'applicatore per applicare proprio il punto luce, l'ombretto su tutta la palpebra e il pennellino per fare i lavori un po' più di precisione, quindi per definire l'angolo esterno, per magari intensificare la rima ciliare inferiore. È anche abbastanza buono, questo pennello. Carino. Questa è una cosa che mi è piaciuta molto, però la confezione è carina. Così. Poi, sempre della stessa collezione, ho preso il primer e vi dirò, l'ho provato molto velocemente, nel senso che appena l'ho comprato era struccata, come sono arrivata a casa l'ho messo su un occhio da solo per vedere quanto tempo resisteva e su un occhio l'ho messo con un ombretto, ma giusto così per stare in casa per testarlo subito. Allora, mi è durato abbastanza, nel senso da solo, dopo un 3 ore, 3-4 ore,
ha iniziato ad andare un pochino nelle pieghette, mentre nell'occhio in cui avevo l'ombretto sopra, dopo quelle 4-5 ore il colore non era più troppo intenso, cioè non era più intenso come quando l'avevo applicato e iniziava un pochino ad andare nelle pieghette. Ora, sicuramente non è quello che ci aspettiamo da un primer, però tenete conto che adesso non mi ricordo con esattezza, ma l'avrò pagato forse 2,50 euro, 2,90 euro, quindi non è che ci si possano aspettare le performance di un primer potion. Però se è giusto per, non lo so, un trucco veloce, sapete che, non lo so, state fuori 2-3 ore, si può fare. Io lo sto utilizzando e mi piace tantissimo, non come primer, ma come ombretto in crema. Non lo metto sulla palpebra mobile, lo utilizzo come punto luce e vi faccio vedere perché praticamente non è matte. È comunque un color carne, a vederlo sembra quasi un correttore, però quando poi lo stendete, vedete che luce che dà, è tipo perlato e mi piace da mettere come punto luce sotto l'arcata sopraccigliare, nell'angolo interno, anche sulle guance l'ho messo, un pochino giusto come illuminante. In questo modo lo preferisco più che utilizzato come primer, anche perché proprio la consistenza è molto leggera, quindi non rimane appiccicoso come i primer dovrebbero essere, insomma, quindi di modo che riesca bene a settare e a fermare il colore per tutto il giorno, rimane molto sottile, molto asciutta, quindi non va bene come primer, anche se vi dirò, quelle 2 orette il suo lavoro lo fa. Poi dipende anche da tanti fattori, nel senso io l'ho provato dentro casa dove comunque la temperatura è fresca, l'ho provato su di me che ho una pelle molto secca, quindi non ho una palpebra oleosa. Già su una palpebra oleosa questo non dura neanche 10 minuti, quindi insomma valutate voi. E poi una cosa che ragazze veramente io, signora Essence o signora Essence, chiunque tu sia, ti prego fammi altre colorazioni di questo prodotto perché è fenomenale. Cioè ragazze veramente io li sto adorando, le ho comprate tutte e due, sono delle tinte per labbra fatte tipo a pennarello come quelle che ha fatto la Rimmel, che ha fatto Kiko, ma sono spettacolari, a parte la colorazione che è bellissima. C'è questo rosa qui e questo violetto, che poi ovviamente potete intensificare voi, più ne applicate e più il colore diventa intenso. Allora, io solitamente li metto. Magari poi vi faccio anche un video sull'applicazione, perché praticamente io faccio il contorno esterno e porto un pochino anche negli angoli interni con questo un pochino più scuro. E poi solo centralmente applico quello più chiaro, di modo di dare un pochino più di modo da dare un pochino più di dimensione alle labbra. E mi piace un sacco, nel senso che io lo metto, poi sopra applico un po' di burro cacao. Ma perché parlo così oggi? Burro cacao? Cioè, vabbè. Dicevo, dopo averle messe, sopra applico un pochino di burro cacao, e di modo tale da rendere le labbra un pochino più morbide e da dare un pochino quel finish un pochino più lucido, se vi piace, perché sennò altrimenti diventa matte così. Ma dura un'eternità, cioè io ieri sera l'ho messo, sono uscita, ho mangiato, mi sono pulita col Tutto io a fine fazzoletto. serata. ce l'avevo ancora lì sulle Tu labbra. sarà. Veramente stupendi, fenomenali e costano niente sui 2 euro. L'unica cosa è che non so quanto dureranno, nel senso non so se si seccano, perché ho notato una cosa, praticamente vedete la punta che ad esempio di qua è più scura e di qua è più chiara? È più chiara nei punti dove io l'ho utilizzata. Mentre invece vedete che di qua non l'ho ancora usata ed è più scura. Ora non so se questa sia una cosa normale, se magari,
Dureranno poco, non lo so, vi farò sapere poi ovviamente più in là. Però per il momento vi dico che mi piacciono tantissimo, infatti spero vivamente che facciano altre colorazioni perché sono veramente veramente belli. Questo è tutto, io e la mia dislessia di oggi abbiamo finito e vi salutiamo al prossimo video. Ciao!